Provate a mettere una calamita. Se è positivo, mi serve la prova. Non mi mandate il video della calamita che sta su perché non me ne frega assolutamente niente. È pieno il web e soprattutto potrebbe essere falsificabile. Basta mettere un po' di colla e ce l'appiccico. Dovete andare a brancare il vostro medico e pretendere dal vostro medico che vi faccia una richiesta di ecografia. Se il vostro medico non ve la fa, fregatevene, tirate fuori i quattrini e andate a fare l'ecografia privatamente. Dovete avere un'ecografia del braccio, ma soprattutto dell'ascella. Se nell'ascella c'è un linfonodo con dentro materiale ferroso, quello me lo mandate, perché quello mi serve. La seconda cosa che dovete fare è prendere la calamita che sta su, dare un giro di benda e tenervela 3 giorni e 3 notti sul braccio. Dovrebbe formarsi una specie di tatuaggio, perché sono queste sostanze ferrose che vengono tirate in superficie. In un caso si è addirittura formata una specie di piccola tumefazione. Una volta che è successo questo, primo andate dai carabinieri, glielo fate vedere e fate denuncia. Ma come facciamo denuncia? Abbiamo firmato la liberatoria? Sì, figlioli, avete firmato la liberatoria, ma nella liberatoria c'era scritto per inoculazione del vaccino anti-Covid. Il materiale ferroso non fa parte del pacchetto base del vaccino anti-Covid. È un optional. Per quella roba lì non avete, infatti non tutti ce l'hanno, quindi per quella roba lì non avete firmato, quindi si può denunciare. Dopodiché, più veloci della luce, vi cercate un chirurgo. Un chirurgo che faccia una sezione a losanga, andando profondo anche nel sottocute, vi resterà una cicatrice da schifo, ma pazienza, e vi leva con questo tatuaggio. Questo vi dà due vantaggi. Primo, qualsiasi roba sia, non ce l'avete più nel corpo, meglio così. Secondo, potete mandarlo a un laboratorio di anatomia patologica, così finalmente lo esaminiamo e vi diciamo di che si tratta. Quindi, ecografia, magnete per 3 giorni e 3 notti, carabinieri, chirurgo. Chiaro?